Un giorno ho appena finito di registrare questo trucco, ho anche fatto delle fotografie alla luce con gli swatches dei prodotti, quindi man mano ve le mostrerò. Sono quasi tutti i prodotti Charlotte Tilbury, avevo una voglia matta di provarli, era davvero da un po' che li avevo lì nel cassetto e oggi ho sfruttato l'occasione e li ho provati. Farò sicuramente altri trucchi con altri colori per vedere e metterli un pochino alla prova. Vi dirò poi con un fumetto o una scritta come si sono comportati le cose che ho utilizzato oggi nel corso della giornata. Io vi saluto e vi lascio alla visione del video. Partirei subito con la base, anche perché non so ancora come truccare gli occhi. Tra l'altro ho già fatto le sopracciglia e messo il Primer Potion in Eden. Ho idratato la pelle e basta. Il fondotinta che voglio utilizzare è questo, il Magic Foundation. Il mio è nella colorazione 3.5, è un giallino chiaro, appunto chiaro, con sottotono caldo. Eccolo qua. Il pennello che vado ad utilizzare è il numero 1 di Wayne Goss, questo qua. Una specie di duo fibre. Come colore direi che ci siamo. Copre anche piuttosto bene, perché con questo freddo la mia pelle è piuttosto arrossata in certe zone, perché ho la pelle molto sensibile. Come correttore uso il Dior Skin Star nella colorazione 01. Uso sempre lo stesso pennello per sfumarlo. A questo punto tampono con la Beauty Blender. Fisso il tutto con la Mineraline Skin Finish della MAC nella colorazione Light Plus. Questa qui. Prendo sempre di Wayne Goss il pennello numero 02. Applico un pochino di questa base di Lancôme per idratare le labbra. Passiamo agli altri prodotti. Ho il duo da contouring che si presenta in questa bellissima confezione di carta che io andrò subito a buttare via, perché è impossibile per me pensare di togliere una prima parte della confezione e poi una seconda. Altra confezione, appunto questa, con Sculpt Highlight. Qui ce la racconta ancora, ci spiega e finalmente arriviamo al prodotto, quindi questa carta se ne va, ciao! L'astuccio è, come vedete, dorato, questo è il retro, all'interno troviamo uno specchio e i due prodotti, quello per lo sculpt e l'illuminante. Il pennello è appunto quello di Charlotte Tilbury e quello powder e sculpt, ecco. Questo fatto un po' a goccia. Andiamo di terra. Sfumo poi con il pennello del fondotinta per renderlo un pochino meno evidente. La colorazione è piuttosto neutra, direi tendente al freddo. Sembra leggermente satinato, però una volta applicato veramente l'effetto è quasi matte. Ho quest'altro pennello, il numero 04, questo qui, vado a prendere sempre un pochino di terra, segno un po' il mio naso. Come blush vado ad usare questo e anche in questo caso se ne va. Il mio è nella colorazione Love Glow, questo qui, un colore piuttosto delicato. Vado ad applicarlo con il pennello della cipria. Prendo tutti i colori insieme, in maniera così, con movimento circolare. E l'effetto del blush a me piace molto, è naturale, luminoso. Purtroppo la luce sembra che di qua ce ne sia di più che di qui, perché entra anche un po' dalla porta che è di lì oltre che dalla finestra e quindi non sembra proprio ben messo. Anche in questo caso poi con il pennello da fondotinta vado a stemperare un po'. Per le sopracciglia non ne ho parlato, comunque sono i soliti prodotti. La pomata bionda di Anastasia Beverly Hills, l'ombretto mono della MAC, il Natural Wilderness, questo qui. E per fissarlo ho usato il gel biond di Anastasia Beverly Hills. Uso sempre il pennello numero 04 e un pochino di questa terra per andare ad evidenziare la mia palpebra. Io ho 3 palettine occhi e le confezioni se ne andranno lì. Io ho la Vintage Vamp, la The Rebel, i verdi, voi sapete la mia passione per i verdi. Questa, con questo packaging particolare, ecco qui con tutte queste stelline, è la Fallen Angel. Oggi proverai questa e poi in corso d'opera vedo magari se aggiungere qualche ombretto anche dalle altre.
Ecco, gli ombretti mi sembrano super pigmentati perché ho veramente solo appoggiato le dita per avere questa scrivenza. Sono anche piuttosto burrosi. Parto con questa specie di color platino e il pennello numero 06. Questo pennello è il mio preferito perché consente di applicare e sfumare da questo lato ed è soffice, morbido, fa benissimo il suo lavoro, è fantastico. Questo veramente mi sento di consigliarlo a chiunque perché ha una forma perfetta per me. Come dico sempre, le prime applicazioni io le faccio senza usare una base sotto per vedere qual è la resa effettiva degli ombretti, perché con una base sotto tutti migliorano. Poi vado a prendere un po' di bronzo e ma va, lo applichiamo in successione. I colori si sfumano meravigliosamente tra di loro. Vado a prendere dalla The Vintage Vamp l'ombretto più scuro con il pennello numero 05 e lo porto nella piega. Ecco, anche questo ha una scrivenza fantastica. Applico la matita occhi Bedroom Black, questa qui, all'interno dell'occhio, sopra e sotto, e poi la sfumo un pochettino. Questa, nerissima! Vado a sfumare un pochino la matita con il pennellino numero 07. Vado con questo pennellino a prelevare un po' di matita e faccio una riga sottile di eyeliner attaccata anche alle ciglia superiori. Prendo il colore nero e vado ad applicarlo sopra la matita. Al di sotto prendo il bronzo. Lo applico sopra la matita nella prima parte e un pochino di nero alla fine. Ora con il pennellino quello piccolo, lo 05, prendo una puntina di nero e vado a metterlo nella piega. Prima però scarico un po' il nero, perché voglio proprio un accenno. Per sapere di preciso dove mettere l'ombretto nero nella piega, io lo appoggio dove mi finisce l'occhio, non dove ho la piega naturale, quindi qui. Poi apro l'occhio e il pennello rimane praticamente incastrato in quella che è la sua sede ottimale per mettere il colore più scuro. Non so, poggio qui, apro, giro con l'occhio aperto e in automatico è andato a posizionarsi nel punto giusto. Meno, su di me funziona così. Piego le ciglia. Come mascara applico questa meraviglia di campioncino di Guerlain Maxi Lash Sauvolume, questo qui, questo scovolino qui. Prendo poi questo colore chiaro con la parte più piatta del pennello doppio Urban Decay e lo applico all'angolo interno dell'occhio e un pochino sotto l'arcata sopraccigliare, non essendoci un colore chiaro matte, perché io avrei preferito un colore meno luminoso, ma voglio usare solo queste palettine, quindi applico questo. A questo punto con questo pennello da sfumatura sfumo. Come illuminante uso questo nel duo, lo applico con il pennello numero 03, così doratino. Ecco questa roba qui meravigliosa, è l'illuminante. È molto luminoso, guardate che bello. Lo vado a stemperare un pochino sul naso perché mi sembra un po' eccessivo. Ho 4 matite labbra, 4 rossetti e un piccolo set di quelli natalizi. Spero metta fuoco per potervi far leggere i nomi delle matite. Abbiamo l'Iconic Nude, eccola, che è questo bellissimo nude un po' grigetto, un po' freddo. Questa matita scurissima. La Bad Romance, molto molto scura. E infine la Savage Rose, rosso rosa. Ci sono 2 rossetti della linea classica e 2 della linea matte. Il nude è questo, il Kate Nude, appunto da abbinare alla prima matita Iconic Nude. Love Liberty è questo rosa scuro matte. Glastonbury, quest'altro rossetto matte scuro scuro. E l'ultimo è il Night Crimson. Questo rossetto scuro ma della linea classica. Poi ho anche questo piccolo set con all'interno questi mini rossettini, sarebbero decorazioni da appendere all'albero. E qua abbiamo il Beach Perfect, il Penelope Pink e So Marilyn. So Marilyn è un rosso. Beach Perfect
è questo colore nude, un po' rosato. Il Penelope Pink è quest'altro nude qui, un po' più marroncino. Allora, i due scuri, come si può vedere qui, questo è più viola, quello matte, mentre questo è un po' più rosso. Vado ad utilizzare questo, quello più scuro e matte. Il colore è questo. La sua matita è la Bad Romance. Ecco qui. La matita è morbidissima, si consuma abbastanza nell'applicazione in quanto è piuttosto morbida, scorrevole, semplice da applicare e anche da ripassare eventualmente. Il rossetto è un profumo delicatissimo, quasi non si avverte, comunque buono. E aggiungo al centro delle labbra un pochino di questo più lucido. Il trucco è così terminato, ora se riesco registro ancora un altro videuccio. Ciao ciao! Niente, io purtroppo... Che figura di cacca! No, non lo dico, se lo dico! Allora... Sinceramente... Questo sarebbe stato un tentativo... Questo sarebbe stato un mio... no, non assomiglio a una piccola elfa, ma bensì assomiglio a Tranduil, il padre di Legolas nel Signore degli Anelli, e ebbene sì, alla fine io ora... Ahimè! Nonostante nei miei devo dire che da struccata forse ancora di più ho una certa rassomiglianza con, devo dire che specialmente da struccata ho una certa somiglianza con Tranduil, ossia il padre di Legolas del Signore degli Anelli, e niente, purtroppo madre natura mi ha dotato soltanto di questa faccia e di questa dispongo anche per mostrarvi i prodotti all'azione. Quindi accontentatevi e non ridete troppo. Ciao ciao!